Dunque, la cannabis è fighissima. Mi chiamo Stefano Catalano, faccio l'avvocato e niente, sono malato di sclerosi multipla, va detto. Sclerosi multipla che curo la cannabis. È una malattia che va a lesionare il sistema immunitario e la curano con l'immunosoppressore. Viene curata male, nel vero senso della parola, cioè non senso, in quanto a logica, cioè non si può sopprimere un sistema immunitario nel momento in cui non funziona. La scoperta quindi si raggiunge nel 2013 e allo stesso momento cominciano a bombardarmi di cortisone preso in quantità impressionanti. Nel 2012 mi dicono che sono affetto da sclerosi multipla e io non ce lo credo. E a dire la verità non ci ho mai voluto credere, continuo adesso a non volerci credere. La reazione non ci fu neanche, diciamo così, fu una sorta di entrare in questa strada tracciata, cioè questa dell'immunosoppressore, così quieto, muto e rassegnato, diciamo così. Salvo poi molto più in là, perché poi io ho proseguito smettendo l'immunosoppressore e cercando soluzioni alternative, diciamo così, a quella che era la anestesia tradizionale. Le conoscenze sono ridottissime, cioè non si sa che malattia è, non si sa da dove proviene, non si sa per quale motivo arriva, non si sa nulla di tutto questo. Non c'è cura. Finalmente mi sono imbattuto nella cannabis, però questo è successo 2 anni fa, su prescrizione di Ali Junes, che è un medico che lavora in Abruzzo, me l'ha distribuita ragionandomici, cioè quindi in maniera intelligente, al contrario di quello che hanno fatto i medici tradizionali rispetto alla stessa malattia. E mi disse pure, potresti stare meglio, perché è condizionale in questi casi, nel caso della sclerosi multipla in particolare, è necessario. La cannabis si assume per definizione attraverso gli alveoli polmonari, quindi il sistema classico, quello famoso, quello che conosciamo tutti delle canne, è il sistema autorizzato, no? La cannabis è una soluzione temporanea, purtroppo, a quelli che sono i problemi di massima della sclerosi multipla. I problemi della sclerosi multipla sono una stanchezza atavica, una stanchezza che non ti fa finire giornate, che nelle condizioni peggiori non te le fanno neanche cominciare queste giornate, e soprattutto una, almeno la mia, una condizione muscolare contratta. Con la cannabis quella sensazione diminuisce, quasi ti dà occasione di riallacciare il cervello e quindi il comando del cervello al muscolo che vuoi muovere. Ti dà anche un fisico un po' più morbido, malleabile, da poter far funzionare meglio. Ma questa è un po' la sensazione, ti dà modo di ragionare, di pensare positivo, tantissime sensazioni migliorative. È una figata, insomma, la sostanza, capite? Cioè, una vera soluzione, una soluzione che immediata, tra l'altro, la sensazione è quella per cui tutti questi effetti io li ricevo immediatamente, appena fatto il primo tiro. Il malato di sclerosi multipla senza cure si mette là, si siede e aspetta che qualcuno faccia qualcosa. E così è. La cannabis mi dà modo di fare, cioè mi dà la voglia di fare, quindi la determinazione per fare le cose, per fare qualsiasi cosa, dall'alzarsi la mattina al sesso la sera. Il malato di sclerosi multipla con le cure, specialmente questa, è attivo sessualmente. La forza di dire è quella che mi ha dato forse lo spunto di guarire, cioè mi dà quotidianamente l'idea che si può guarire e quindi ti svegli, te lavi, ti alzi, vai avanti, vai a lavorare, eccetera, eccetera. Anche pensando che magari la sera la vedi, cioè, le fai queste considerazioni. Di chi sta male, che sta ridotto in queste condizioni, si vergogna. Come se se la fosse comprata, sta malattia, capito? Ti giustifichi per il fatto che non c'hai la forza, ti giustifichi per il fatto che non c'hai mobilità. E tutto, e fai tutto quello che non fai niente. Proprio perché sei giustificato da tutte queste condizioni. La modificazione in meglio rispetto al passato è appunto quella per cui adesso stare seduto mi dà i nervi. Cioè, prima io del fatto di
sapere di essere autorizzato a farla. Lo faccio anche con una certa spavalderia, perché sostengo che la diffusione sia fondamentale, in questo caso specialmente, perché ce ne siamo privati per troppo tempo, inutilmente. Il tabù è ancora qua, cioè addirittura l'ho sentito in ambiti specialistici, invece che cannabis, la cannabis. Questa considerazione della cannabis, una droga, la paura, il terrore. Secondo me, se non l'avessero proibita, se non l'avessero bistrattata e l'avessero solo studiata, c'era la medicina per la sclerosi multipla. E non la canna che risolve per un'ora e mezza.